andavo sempre a ballare ciao. Adesso ho belli ricordi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Io ho lavorato per 36 anni e 6 mesi all'acciaieria di Terni. Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male. La gente che protesta, cioè, per il cambiamento, vuole provare a cambiare. Tanto abbia vinto la Lega. Dentro. Quelli che hanno votato destra in questo territorio non si espongono, lo tengono dentro. Salvini è andato casa per casa per Arrone? No, non casa per casa no, è venuto qui a pranzo a casa mia quando lui ha fatto il comizio a Ferentillo e mi ha detto: Luigino, prepara che io venga a casa tua per fare una visita a Arrone. Quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni. Io vengo da una famiglia povera, papà l'ho perso che avevo 3 anni, ha fatto il partigiano. Sono stato sempre a contatto con la sezione del prima del Partito Comunista, poi Rifondazione, poi l'Ulivo, poi il PD, la Margherita. Mi hanno fatto un torto. Il ricordo non ti servirà. Non è cambiato il popolo. Per me è cambiato il PD. Loro votavano tutti il Partito Comunista? Tutti. Tutti? Nel 73? Tutti. Gli operai delle acciaierie, sì, votano, sì, Lega? Sì, votano Lega. Perché qui a Rone siamo tutti operai dell'acciaieria. Fate un applauso al signor Luigi, vieni qua. Non è un politico, ma l'ho incontrato una mattina. Tenderemo sulla storia. I nostri figli, i nostri nipoti ricorderanno il 27 ottobre. Forza! Io quando andavo a vedere Berlinguer in Grau avevo i brividi. Adesso vedo Salvini. Io a Piazza del Popolo, a Terni, mi sembrava rivedere i tempi di Berlinguer. A Trevi, l'ultimo discorso che ho fatto, mi sembrava sta. Speriamo che Salvini non mi tradisce. A un certo punto ha detto: mi viene da piangere, se ho capito bene. Beh, effettivamente mi commuovo perché è un racconto drammatico, almeno per me che lo ascolto è un racconto drammatico. Voglio sentire anche c'è qualcosa che lui dice a un certo punto che è impressionante. Mi hanno fatto un torto. Dice ancora della persistenza di un'appartenenza lacerata dal dolore e tradita. Capisci? Questo è un punto enorme. E lui che cosa cerca di fare? Di ritrovare la certezza perduta in un'altra parte, lo dico senza offendere. Quella piazza per lui è la continuità della piazza, avete sentito? Certo, della piazza di Berlinguer. Che la politica che la rappresenta sia il contrario, secondo me, il contrario, non mi fa mancare di rispetto a quella persona lì. Io penso che davvero oggi la politica che ha vinto in Umbria, ho già detto, per responsabilità fondamentale del crollo di un regime, perché era diventato regime e crolla meritatamente, ma la vittoria della destra è un elemento inquietante. Tuttavia, io che vedo questo elemento inquietante di pericolo, non mi fa ridurre di un'oncia il rispetto per una persona come quella che ho sentito, perché quello mi dice: guardate, che non è il popolo che ha abbandonato la Chiesa, è la Chiesa che ha abbandonato il popolo. Cosa si può dire però a quell'uomo, Chetto? E arriviamo ai dati, perché c'è un dato interessante che ci deve dire Alessio. Io gli voglio dire che mi commuovo ancora quando sento cantare Bella Ciao, e sono felice che di fronte a quest'uomo, di cui capisco il dramma, che ritiene di poter continuare quel campo, quel canto in quella piazza dove c'è Ezra Pound, ci siano oggi milioni di uomini, di ragazzi, che ricantano Bella Ciao in tutte le lingue, e sono i ragazzi che seguono Greta.
voglio dire a quell'uomo, ma soprattutto voglio dire agli spettatori, perché se no facciamo oggi un piagnisteo, io sono contrario ai piagnistei, che c'è anche una speranza nella quale credere, per la quale portare avanti le battaglie che erano di Berlinguer, di Grau e le mie battaglie. Allora, 37% prende la Lega in Umbria, è corretto Galli, mi corregga se sbaglio, 37%, da dove arrivano questi voti? Alessio. Giovani, persone in difficoltà e operai. Questi sono dati di SVG arrivati poco fa e sono molto interessanti. Il partito di Salvini è il più letto, è il più votato tra le persone in difficoltà con il 41% dei consensi. Al secondo posto c'è Giorgia Meloni, quindi sempre un partito di destra, con il 17%, quindi insieme sfiorano il 60%. E poi per quanto riguarda gli operai, la Lega ha più che doppiato il Partito Democratico, il 53% ha votato per Matteo Salvini e per la Lega rispetto al 20% del Partito Democratico. Allora, chiedo di darmi una mano, chiedo a Gerardo Greco di darmi una mano per girare quella domanda a Galli, no? Cioè, quanto è merito della destra, quanto è demerito della sinistra? Perché, allora, insomma, 53% degli operai, prima Bertinotti ci ricordava la sciagliera di Terni, 41% di quelli che la Meloni ha chiamato gli emarginati coatti, no? Ha detto, quelli che stanno in difficoltà. Sì, secondo me ci sono una serie di equivoci che dobbiamo sfatare. Il primo, siamo davanti, dice, come dice Bertinotti, tra parentesi, il tuo sadismo a far vedere questo pezzo bellissimo ai nostri due amici, bravissimo, che sono, come dire, prima abbiamo twittato quel che resta della sinistra, probabilmente sono loro due, insomma sei una sadica disgraziata, però comunque... Ma no, loro sanno che c'è dell'affetto, sanno che c'è dell'affetto. Non l'avete presa, ragazzi, no, come offesa. Anzi, però una cosa da dire, tu sei di fronte a una crisi strutturale del sistema industriale, in una regione che è sempre stata governata a sinistra, ma che è in una profondissima crisi proprio identitaria. Dall'altra parte hai oggettivamente un motore come Salvini che dopo la crisi del governo si trasferisce in Umbria, si trasferisce davanti alle acciaierie di Terni come Greta Thunberg dalla mattina alla sera. Adesso è già pronto per...